dei conti con se stessi. E come dicevi tu, no? Che ridere. Ma come puoi guardare dentro di te se non riesci a guardare nemmeno me in faccia? Questo lo sai solo tu. Metti la testa a posto, fra. Oggi casa nostra sembra una trincea. Filo spinato, fucile spianato per darti un'idea. Io e te come lune storte che creano la marea. In attesa di rivincite servite da un cameriere in livrea. Punti a capo, qui anche il più lieve fraintendimento velato è diventato un affare di stato. E no, non lascio perdere, tengo tutto segnato. I posa cenere pieni, piatti sporchi nel lavabo. E il fumo denso fa nuvole. E nel silenzio nessuno che corre il rischio di fare un passo anche falso verso l'altro. Aquile enigmatiche e per paura voliamo allora basso. Chi è il mostro tra di noi? Che mi dai, mi disturba. Ogni rapporto di comodo è logoro alla lunga. Fine del rettilineo, faccio una manovra assurda. Perché non saprò mai cosa c'è prima della curva. Sì, esatto, devo prenderne atto. È il momento che ti tratto come una persona adulta. E che a volte mi distrago e mi chiedo se sei tu l'amico che mi teneva il posto in fondo al pullman. Ma adesso che lo spazio che ci oppone più di ciò che ci avvicina è la tomba e non c'è medicina. Il silenzio rimbomba, devo stare in sordina. La tua ombra sembra prendere un coltello da cucina. Ma il fumo denso fa nulla. E nel silenzio nessuno che corre il rischio di fare un passo anche falso verso l'altro. Sono aquile enigmatiche e per paura moriamo. Allora chi è il mostro tra di noi? Psicodrammi su quanto sei evoluto come uomo. Capito Darwin? Se niente eterno, come dici tu quando ne parli? I mai di sempre non dovresti proprio usarli. In ogni caso dove avanti ed io sono fiero di me. E certe cose tu prova solo a ripeterle. Le tue promesse camuffate da minacce. Se sei un amico vero ora vieni a dirmele in faccia. E allora chi è il mostro tra di noi?